Se vedete in qualche vicolo o piazza uno strano mezzo a metà tra una bicicletta e un carretto dei gelati, tutto giallo, è il posto giusto per abbandonarvi a un momento di totale creatività in compagnia di Mae, al secolo Maria Elena Carulli, artist performer pescarese che ha deciso di creare un laboratorio itinerante con il quale passerà l'estate in giro tra i luoghi più suggestivi della nostra regione. Tra le sue tappe la Costa dei Trabocchi e in questo weekend all'imbocco di Via Firenze in occasione delle celebrazioni per il centenario del circuito automobilistico Tito Acerbo. In questo caso specifico ha risposto con entusiasmo all'invito della Proloco Pescara Ternum che ha curato la parte artistica dell'evento. Noi abbiamo una ventina di artisti che hanno voluto onorare il centenario e la storia dei nostri avi che hanno fatto quella cosa incredibile che è stato appunto prima la Coppa Acerbo e poi il circuito di Pescara. Sono 20 artisti che si metteranno al centro nella zona pedonale della città e dipingeranno il mito della velocità. La manifestazione è in memoria di Francesco Santuccione, storico cultore della Coppa Acerbo che è venuto a mancare purtroppo qualche tempo fa. Il risciò è stato realizzato da un'azienda di Torino ed è completo di tutto, perfino di un angolo frigo, ed è estendibile fino a diventare un vero e proprio laboratorio dove si può dare sfogo ad ogni forma di creatività. Un e-bike che si muove per la costa d'Abruzzo, tra Pescara, Francavilla, Ortona, San Vito e Fossacesia, questi per ora sono i comuni con i quali sto interagendo. E lo scopo è quello di far approcciare le persone all'arte in maniera diversa, all'aperto, sotto il cielo, insomma, e spero di riuscirci. C'è un senso di meraviglia delle persone, soprattutto dei ragazzini che magari per un po' non usano lo smartphone, il tablet, ma anche delle persone magari di una certa età che stanno lì sulla panchina a bere un po' d'acqua e si avvicinano e mi è capitato che magari si sono messi a dipingere, non si conoscevano neanche, ecco, hanno interagito tra di loro. E che cosa ti ha spinto a imbatterti in questa vera e propria avventura? È una domanda difficilissima alla quale non saprei neanche rispondere, nel senso che è un istinto che ho dentro, a volte mi fa fare cose folli, però l'unico, in Giappone si dice Ikigai, Iki è la ragione, diciamo il sentimento e Gai è la ragione, ecco, è quello che mi muove ogni mattina, è lo scopo di dire oggi vado a fare quello che mi piace e cerco di trasmetterlo agli altri nel mio piccolo e senza voler insegnare niente a nessuno. Allora, sarò sempre a Pescara il 20 luglio in occasione della Notte dei Serpenti, quindi sarò qui in giro, e poi a Campo Imperatore a fine agosto. E a settembre sarò anche a Piazza del Popolo, quindi sono felicissima, oltre Abruzzo, diciamo. Cerchiamo mai in giro per l'Abruzzo. Sì, grazie.